Per dire due cose, cioè siamo a San Fantino, monastero di monaci greci, basiliano, eccetera. Abbiamo trovato questa Madonna qui, che sono cinque Madonne in una, perché se la guardate attentamente ha intanto la corona di regina sulla testa e il bambino Gesù naturalmente, anche lui ha la corona di re. Questo è un dato dei normanni, le Madonne greche non hanno nessuna corona, sono delle mamme, ok? Poi abbiamo una stella sul lato destro del manto, questo è un dato del 300, quindi non so quando è stata fatta questo dipinto, ma sicuramente richiama la stella del mare, la stella guida, ecco, la stella del mare. Poi abbiamo la Madonna della tenerezza, che è proprio greca come idea, cioè il bambino e la Madonna che si accarezzano. Se voi guardate, il bambino fa così a sua madre e con l'altra madre la stende per carezzarla, come fanno i bimbi normalmente. È la protettrice della Russia, la Madonna di Vladimir si chiama, la Madonna della tenerezza. Poi abbiamo ancora un altro dato, che è la Madonna del Carmine, vedete che c'è l'abitino, sì. Lo scapolare è per aiutare le anime del purgatorio. Poi c'è ancora una vecchia tradizione della Calabria, soprattutto la Madonna Odigitria, che mostra col dito, che è la patrona di Rossano, tra l'altro, no? La Madonna Odigitria. E quindi in questa storia qui abbiamo una stratificazione di cinque Madonne. Ma il dato che emerge chiaro è che la Madonna con la mano sinistra tiene il bimbo, con la destra lo indica, che indica il figlio come la via. Via, verità e vita, cioè la via è lui. Quindi abbiamo un dato che sembra così, ma invece stratificamente culturale molto importante. E allora a questo punto abbiamo pensato, abbiamo scoperto questo posto che è di indubbio valore. E visto che non c'è, noi camminatori, non solo noi, ma tutti i camminatori del mondo, c'è la Madonna del Buon Cammino. Allora noi, oggi, se voi siete d'accordo, a parte le fedi, chi crede e chi non crede, questo è un altro discorso, ma come proprio tradizione storica, vogliamo che la Madonna sia accompagnatrice nostra, la Madonna del Buon Cammino. Quindi verremo a trovarla, faremo delle cose, faremo delle visite, faremo dei pranzi, faremo dei soggiorni nella misura del possibile, ed è un invito a ripartire verso il cammino della nuova civiltà. E vedete come si incrocia di nuovo Cristo con Pitagora. C'è l'etica pitagorica e l'etica di Cristo, che sono esattamente la stessa etica. Ma su questo avremo modo di parlare, ne abbiamo già parlato, ne riparleremo. Vedete come dalla Calabria sta risorgendo tutto, delle idee, delle somiglianze, delle coincidenze, dei collegamenti profondi che vengono alla ribalta per un cambiamento radicale del mondo. E voi? E voi? E voi? Vai, tantissimo. Abbiamo questa storia di Cristo e Pitagora, la dobbiamo approfondire però. Certo. Cristo ritorna da Crotone. Allora, Salvatore, solo due cose riguardo questo monastero. Salvatore, Madonna una. Secoli, Immacolata. Poi è stato trasformato in fortezza. Come potete vedere, all'interno c'è un pozzo e quindi dove l'acqua c'era sempre, anche in momenti di guerra, eccetera.
poi erano autosufficienti perché facevano il vino, facevano l'olio, eccetera. Qua, fino al 1700, in questo posto, si faceva una fiera che durava 15 giorni, addirittura, e venivano dalla Sicilia e dalla Lucania, addirittura. La storia racconta che c'è stata una disputa tra l'allora vescovo di Squillace, perché questo era tutto territorio libero, e il signorotto locale, perché probabilmente per questioni economiche, no? Sempre là. E quindi l'ha scomunicato addirittura il vescovo, e per tanti anni questo signorotto non ha messo piede nelle chiese. Ok? Grazie. Ciao. Allora, già quando poi è diventata proprietà privata, no. Perché in questo momento è proprietà privata. Prima parte la chiesa, faceva parte della chiesa quando stavano i monaci. Va bene. Centrale.